Secondo Natale di guerra in Ucraina. Siamo a Kharkiv, la città che dista 50 km dal confine russo. I giorni precedenti al Natale sono stati segnati da nuovi attacchi. E i giorni precedenti al Natale sono anche nel segno della solidarietà, come dimostra ciò che accade qui davanti alla cattedrale greco-cattolica della città ancora in costruzione. Una coda infinita di persone che arrivano per ricevere cibo, medicinali, abiti. Quest'anno festeggiamo il Natale sul calendario nuovo con tutto il mondo il 25 di dicembre. Per noi, posso dire, è come una speranza nuova, perché di solito festeggiavamo il 7 di gennaio. Purtroppo siamo qui in Kharkiv e la guerra, si può dire, ci ha toccato, diciamo, dal vicino. Siamo quasi ogni notte, ci sono esplosioni, purtroppo. Però Gesù nasce, Lui che ci dà la speranza. Lui è quello che è nato e ha portato la sua pace. Preghiamo tantissimo affinché la pace arriverà. Oggi siamo qui nella chiesa di San Nicola e qui diamo anche aiuti umanitari. Si può vedere che arriva tanta gente. Anche per ora, diciamo così, sono arrivate tantissime persone scappate dal Kupiansk, dalla città e anche vicino dei villaggi dove stanno sparando tantissimo. La gente per forza li riportano qui e la gente arriva. Prima di tutto voglio ringraziare tante persone, specialmente il popolo italiano. Purtroppo abbiamo anche bisogno di, si può dire, la guerra continua. Aiuti, la gente anche oggi possiamo vedere, arrivano, chiedono prodotti, chiedono detersivi, chiedono pannolioni, chiedono medicinali, chiedono anche cose calde. Per questo ringrazio quelle persone che ci aiutano. Chiedo anche se qualcuno vuole aiutare il popolo ucraino. Sempre saremo molto grati per questi aiuti. E voglio anche augurare la pace, al popolo e la pace che noi dobbiamo portare anche nella nostra anima. Скажіть, давлення не просрочене у вас є?